Akash Kurana. Dunque, questo film mi sembra che sia piaciuto e volevo chiedergli se è stato proiettato in altri festival, se sì, in giro per il mondo, dove, insomma, che percorso ha fatto e che reazioni ha avuto. I do think the film. I do think the film was appreciated here, but we wonder if the film has been screened elsewhere at other festivals, countries. Has it been around? Has it been well received? Well, when it released in India, it also released in the US and the UK and in the Middle East, and it did particularly well in the US and the Middle East. But this, I think, is the first screening in Europe of any kind. And it's the first screening with a non-Indian audience that I'm watching, so it's particularly special for me. So. Questo film che è uscito appunto in India, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, nel Medio Oriente, ed è andato molto bene. Diciamo che in Europa, a parte Gran Bretagna, appunto non è la prima proiezione in Europa di fronte ad un pubblico non di lingua inglese o non indiana e al quale io assisto a questa proiezione, quindi sono molto contento di come è stato ricevuto da tutti. Com'è stato dirigere il fan cam? How was it to direct your fan cam? Well, actually, first I think all of us were really scared because he's such a big star, and we had a fairly young and fairly new crew, so we were all a little worried, and we had heard that, you know, he can be sometimes difficult to work with, but we actually had a really nice time, and he actually loved being in Kerala. He loved the place we were shooting in, so I think he was just really happy. And it was just phenomenal watching him act. I mean, you have to remind yourself that you're a director and not just his fan. Beh, all'inizio eravamo un po' preoccupati, anche perché appunto tutto il titolo, tutta la troupe era composta da persone abbastanza giovani, e quindi trovarsi di fronte a una star così nota, e fra l'altro sapevamo che può essere un personaggio talvolta difficile. Invece non è stato assolutamente il caso. Fra l'altro Irfan Khan era felicissimo di girare in Kerala, che è uno stato dell'India che ama molto, e quindi alla fine per me è stata una meraviglia, perché vederlo recitare è un vero piacere. Dovevo ricordarmi magari di essere il regista oltre che essere soltanto un suo grandissimo ammiratore. E questa storia così curiosa è ispirata o tratta da una storia vera oppure completa immaginazione? This quite unusual story, is it drawn on some real story? Is it based on something real, or is it just your imagination? Well, there was a case about 6 years ago where somebody received the wrong body, and it was of course a great tragedy. But when we were talking about it, we realized that, I mean, there was a lot of dark humor in that, because I mean, also in India, you know, things work with a certain kind of bureaucracy, and it gets very difficult to get things done, you know, without a bribe sometimes. So the thing is that we thought that there was a lot of humor to be kind of brought out of a situation like this, which actually by itself is very unfortunate, but it did happen, and we just thought maybe we could look at it in a different way. Ma in realtà 6 anni fa è successa una cosa simile, diciamo che c'era stato appunto lo scambio di una salma per sbaglio, e chiaramente era un fatto molto tragico, una tragedia, però nel parlarne, nel rivedere questa cosa, ci è sembrato che potesse contenere anche una sorta di humor nero. Poi abbiamo pensato anche a tutta quella che è la burocrazia indiana, come le cose spesso per succedere abbiamo bisogno di molto tempo, magari anche di qualche tangente per farli, qualche un po' di corruzione per farle andare più velocemente, e quindi abbiamo, pensando queste cose, abbiamo pensato che in realtà potevamo raccontare quella storia, ma con uno sguardo un po' più ironico anziché tragico. Ci sono domande? Are there any questions from the audience? No. Sì, ce n'è una lassù. Io devo fare un ringraziamento. Vogliamo, arriva il
microfono. Quello di prima. Io devo ringraziare il regista perché ha mostrato come la profonda saggezza e conoscenza dell'uomo che nella storia e nella cultura indiana traspare anche in un film che può sembrare lontano dall'intento di fare una cosa profonda. Invece traspare e mi piace vedere questa enorme ricchezza dell'India uscire nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. We would like to thank you because although the film may look light-hearted, a road movie, whatever, but what appears, what emerges is also the great wisdom, the great understanding of man that India has, and also in these stories which may seem not so deep or whatever, but there's always these very fantastic sparks of wisdom that come out. So he wants to congratulate with you for this ability of being light but also very deep, as India is. Yeah, thank you. But as in, I think that was also something that was a conscious decision, that I think that if you just stay deep or try and kind of be deep about something, I think it's very hard to kind of hold on to interest. So I think it's the nicest way to kind of say that is to do it through comedy, because I think it kind of makes you laugh but also makes you think. Ringrazio molto per questa osservazione, perché in realtà appunto quello che lei ha sottolineato era intenzionale in qualche modo, perché penso che talvolta, se si vuole essere profondi o mostrare la profondità, si può finire talvolta per non riuscire a mantenere l'attenzione di un pubblico, mentre invece certe volte con la commedia, diciamo con un approccio più leggero, anche proprio attraverso la commedia si possono dire molte cose, le commedie possono farci ridere, è vero, ma anche riflettere molto. Thank you. Se ci sono altre domande, sì, c'è una domanda lassù, su. Congratulations on this fine movie. The dialogue felt very spontaneous, very free-flowing. Was any of it improvised? Appunto si domandava, visto che i dialoghi sembrano così spontanei, così freschi, si domandava se ci fosse stato spazio anche per l'improvvisazione. I'd say about 20%, certainly. I come from a theater background. It's something that we encourage. I've done theater now for 18 years and I found that a lot of, you know, actors have a lot of good things to contribute. So it kind of really helps to give them the freedom once they've got into the skin of the character. So yeah, about 20%, definitely. Sì, c'è un 20% di improvvisazione. Il regista dice, vengo dal teatro, ho lavorato in teatro per 18 anni e questo mi ha aiutato a scoprire come i bravi attori possano grandemente contribuire proprio con la loro improvvisazione al film o al teatro, e quindi è bene che lasciare emergere questa loro capacità. C'è una domanda lassù? Lassù. Se può alzare la mano così le arriva il microfono, la vediamo. Sì, sta arrivando. Ecco. Salve, vorrei sapere se questo tema del genitore interiore che prima in vita ti ha impedito di fare quello che volevi, di essere quello che sei, e che continua a vivere dentro di te, era qualcosa che lei aveva prima affrontato ed è qualcosa, come dire, di centrale per lei. So she was very impressed by this, one of the themes in the film, about this son who has not been talking to his father for a long time because of the conflict. So it's all within himself. His father is kind of, he's inhabiting, you know, within the son and until that.
Adele. So she's wondering whether this issue, this theme of father and son relationship is something central to you or crucial to you. I actually get along very well with my father. Lui ha un ottimo rapporto con suo padre. And the actor in the film who's playing the father is my father. E l'attore che faceva il padre è in realtà suo padre. So we get along well enough for him to agree to do the part. So. Diciamo che ci vado sufficientemente d'accordo perché lui abbia accettato di interpretare quel ruolo. And the guy's boss, who's the asshole, is my brother, who's also an asshole. E invece il boss della casa è un po' uno stronzo, scusate quello che ha detto, ed è mio brother, suo fratello, che conferma che lo sia anche nella vita. Ci sono altre domande? Any other questions? Ce n'è una lassù. Dov'è il microfono? Lassù. Ecco, arriva. To answer your question completely, though, there is a generational there does tend to be generational conflict in India, where fathers and sons do have differences of opinion. And because we are brought up in this whole respect your father traditions, it gets very difficult when you have your own voice. So it does exist in our society. Comunque il conflitto, cioè il problema fra padre e figlio esiste, è presente nella società indiana, è un conflitto intergenerazionale, appunto questa educazione che ti viene inculcata per cui devi rispettare il padre, spesso appunto si scontra con la mentalità di un figlio nel momento in cui il figlio vuole far sentire e usare la propria voce. Prego la domanda. Hello sir. Firstly, it's an honor watching an Indian movie here along with the director and with all of you. Thanks to you. And my question is, like, as we all know, like, Irfan Khan is not well these days. So while you were shooting, I mean, does he was unwell that time as well? Appunto di quella, oltre a ringraziare il regista ed essere felicissimo di vedere questo film con lui presente, si domandava appunto del come sta Irfan Khan, che ha avuto qualche problema, e si domandava se durante le riprese stesse bene. No, he was absolutely fine during the shooting. In fact, it happened very suddenly after he saw the first cut of the film, and he spent all of this year in treatment. But he was fine when we were shooting. Durante le riprese stava molto bene, purtroppo il problema è sopraggiunto dopo, però adesso è tornato a lavorare. È stato un anno lontano dagli schermi, ma adesso è di nuovo attivo. So, good news. Yeah, hopefully he should be shooting a film soon in February, yes. A breve dovrebbe iniziare a girare un film. Ci sono altre domande? Sì, c'è una domanda qui. Prego. Io volevo complimentarmi per il film, è molto carino, molto divertente e penso che avrà un pubblico anche in Europa, è un film che può avere un pubblico in Europa. Volevo chiedere, siccome c'è una grossa vena umoristica in questo film e di solito i film sono più sul melodramma, i film indiani, questa vena umoristica è presente nella cultura indiana, è presente nella vita di tutti i giorni, è una componente forte oppure no? She loved your film and she thinks that it's going to be very well received in Europe, in many European countries, because it's got the kind of humor that Europeans love. And she was asking whether that kind of humor, you know, because most films, according to her, Indian films are more like a drama or melodrama and stuff. So do you think there's also room for humor in India and Indian films? Are they well received? Yes, I think the times are changing now. I think that there was a period some time ago when things like satire and all used to work really well, and then of course all the melodrama and commercial stuff came in, and I think now there's a new wave where films like this are being accepted, and as well as other films. So I think times are changing for the better.
Sì, i tempi cambiano anche nella cinematografia indiana. Se 20 anni fa c'erano i grandi maestri del cinema indiano e quindi molte storie tragiche e anche dopo molto melodramma eccetera, però adesso film come questo vengono apprezzati molto, le commedie vengono apprezzate e quindi appunto, i tempi cambiano e i gusti anche. Beh, vi ricordo che questo film, appunto, come dicevo all'inizio, proprio perché abbiamo ritenuto che fosse, appunto, siamo d'accordo con la signora, dal 20 al 29 dicembre sarà qui alla compagnia, quindi se vi è piaciuto passa parola in modo che amici possano venire a vederlo. So if you like this film, remember that it will be screened here from December 20th to 29th, so tell your friends if you loved it to come and watch it. E quindi grazie, thank you Akash, grazie.